Esercizio numero 5 del file problemi forze e campo elettrostatici. Questo è sul teorema di Gauss. Due fili rettilinei lunghissimi, di lunghezza virtualmente infinita, carichi negativamente con densità lineare di carica 8 newton nanocoulomb al metro ciascuno, si intersecano perpendicolarmente. Consideriamo una superficie sferica immaginaria di 10 cm di raggio, centrata nel punto di intersezione tra i fili, quanto vale il flusso del campo elettrico che attraversa la superficie della sfera. I due fili generano ciascuno un campo elettrico che si dispone in direzione radiale a partire dai fili verso l'esterno, come disegnato qua. Si tratta di configurazioni di campi elettrici complicate perché in ogni punto dello spazio dobbiamo sovrapporre il campo elettrico di un filo con il campo elettrico dell'altro filo e, applicando la definizione, dovremmo andare a calcolare il campo elettrico risultante dalla sovrapposizione dei due campi elettrici in ogni punto che si trova sulla superficie della sfera. Per esempio, un punto qua sulla superficie, dovremmo sommare il campo elettrico del primo filo con il campo elettrico del secondo e poi moltiplicare per l'elemento di superficie, il vettore superficie ds, e poi fare l'integrale. Insomma, un procedimento molto complesso. Ma per fortuna il teorema di Gauss ci viene in aiuto in quanto non è necessario realizzare tutta questa complicata procedura di calcolo, che è la definizione del flusso elettrico, ma è sufficiente calcolare la carica elettrica che si trova all'interno della sfera e dividerla per epsilon 0. Oppure, cosa che è identica, si potrebbe moltiplicare 4π greco k0, che è l'inverso di epsilon 0, per la carica contenuta nella sfera. La carica contenuta nella sfera è molto semplice da calcolare perché basta considerare i tratti dei due fili che sono contenuti all'interno della sfera, quindi sono 40 cm di fili complessivamente. Sapendo che la densità lineare di carica è 8 nanocoulomb al metro, vuol dire che su ogni metro di filo ci sono 8 nanocoulomb di carica. Allora basta moltiplicare la densità di carica lineare per questi 40 metri, 40 centimetri di filo che sono compresi qua dentro, quindi 8 nanocoulomb al metro per 0,40 metri e in totale calcoliamo subito 3,2 nanocoulomb di carica dentro la sfera. Quindi basta aver calcolato questa carica che si trova dentro la sfera, la carica di 3,2 nanocoulomb. Dopodiché si applica il teorema di Gauss, quindi 4π greco per K0, questo è K0 per la carica contenuta, e dopo tutte le semplificazioni il risultato è 3,6 per 10 alla seconda newton su coulomb per metro quadrato. Giustamente le unità di misura sono quelle del flusso elettrico, infatti il flusso elettrico è dato dalla somma di tanti campi elettrici moltiplicati per elementi di superficie, quindi l'unità di misura del campo elettrico, newton su coulomb, per l'unità di misura dell'elemento di superficie, metri quadrati. Il risultato l'ho scritto con due sole cifre significative perché i dati meno precisi avevano due cifre sole, per esempio 8,0 sono due cifre sole, quindi i risultati non possono avere tre cifre, ma devono averne due. In conclusione, il teorema di Gauss ci risparmia la fatica e la difficoltà di dover calcolare il flusso del campo elettrico attraverso una superficie chiusa utilizzando la definizione, che è sempre una cosa molto complicata, e ci permette di calcolare questo flusso elettrico semplicemente conoscendo, calcolando la carica elettrica contenuta all'interno della superficie chiusa, in questo caso la carica che sta su questi 40 cm di fili.